Buonasera a tutti, io sono qui per parlare di scuola, in particolar modo come potete leggere di scuola digitale. Innanzitutto voglio ringraziare Alleanza Italiana Stop 5G che è sempre in prima linea e la Casa del Sole TV per aver ospitato questa iniziativa importante, tanto più in un momento in cui dare spazio alle proprie opinioni, fare corretta informazione, raggiungere un pubblico sufficientemente vasto è diventato davvero difficile. Io parlerò di scuola e la scuola è agenzia formativa, agenzia di socializzazione primaria per i nostri figli, che trascorrono in quel contesto molta parte della loro vita, della loro giornata. I problemi della scuola non sono iniziati adesso, in questo anno difficile, in questo anno di sconvolgimenti, ma bisogna tornare indietro di un po' di anni, di parecchi anni, soprattutto con l'avvio della, insomma, tanto decantata in teoria autonomia scolastica. In quest'ultimo anno di cosiddetta emergenza pandemica, le cose sono molto cambiate. Questa deriva è stata portata a compimento, quindi alle estreme conseguenze. Chiaramente io mi occuperò qui soltanto dell'aspetto legato al digitale. Sono qui per rappresentare l'Osservatorio Scuola di Alleanza Italiana Stop 5G, che è stato costituito ormai un anno e mezzo fa circa, proprio per monitorare i processi legati al digitale nella scuola, date le grosse criticità che si sono sempre presentate, a partire dagli aspetti sanitari assolutamente ignorati e vissuti in maniera acritica, e che avremo modo di guardare nel corso del mio breve intervento, e considerando anche le ricadute gravissime di altro tipo, proprio a livello di neurosviluppo, a livello psicologico, emotivo, per quanto riguarda la sfera della socializzazione e dell'incontro con l'altro. Quindi i problemi della scuola digitale non nascono adesso, ma adesso noi ci troviamo in una fase, per così dire, l'anno zero, no? Nella locandina di presentazione di questa maratona, in corrispondenza del mio intervento, è stato indicato robotica educativa digitale anno zero. Perché? Perché siamo arrivati a una specie di punto di non ritorno. Ed è molto importante che questo sia chiaro. Ecco, io spero davvero che il mio piccolissimo contributo, come quello di tutti gli altri autorevoli colleghi, possa arrivare a quanta più gente possibile, a quante più mamme, a quanti più genitori, non quelli che sono abituati alle nostre analisi, alle nostre riflessioni sul digitale, ma quelli che sono ancora inconsapevoli e considerano un po' il tablet e il cellulare dei babysitter alternativi o un modo per risparmiare sui libri di testo che purtroppo sono diventati molto cari. Siamo a un punto di non ritorno, per cui vediamo cosa ci aspetta se davvero le classi si diventeranno 5G. Allora, questo è un articolo, torno indietro, mi è scappata la diapositiva. Questo è un articolo tratto dal Corriere della Sera, un articolo recente, credo un paio di mesi fa, e io ho voluto iniziare da questa immagine. Mi scuso perché la qualità probabilmente sia del mio video e sia delle diapositive non è elevatissima, ma io ci tenevo a mettere in evidenza proprio questo titolo e questo articolo, perché ci dà un po' la misura di quello che noi stiamo attraversando. Allora, partiamo da qui, Corriere della Sera, uno dei, forse il più autorevole, appunto, una delle più autorevoli testate che abbiamo nel nostro paese, contenuto sponsorizzato da Vodafone. Ecco qua, direi che avrei già molto da ridire, perché che un gestore di telefonia possa dettare legge o perlomeno condizioni per quanto riguarda la scuola, che dovrebbe essere servizio pubblico essenziale, ecco, mi pare quantomeno curioso per voler usare un eufemismo. Si parla subito di classi 5G. Leggiamo realtà aumentata, leggiamo realtà virtuale, leggiamo classi super connesse. Allora, io qua vorrei lanciare una riflessione molto rapida.
delle considerazioni che mi sembrano peraltro di immediata evidenza. Noi abbiamo una letteratura scientifica sterminata che ci parla dei rischi legati al digitale, una letteratura che ci fa capire in maniera inequivocabile quanto in realtà il digitale non sia stato per davvero una conquista per quanto riguarda la scuola e per quanto riguarda l'apprendimento, l'educazione dei nostri ragazzi, ma dati alla mano ci dice esattamente il contrario. Ora, non vogliamo demonizzare in assoluto la tecnologia, non è questo l'obiettivo, però ci sono dei dati di fatto. Il funzionamento dei media digitali, lo stare davanti a uno schermo ha degli effetti a livello neurologico che non sono assolutamente paragonabili a quelli invece del tutto positivi e auspicabili legati alla carta stampata. Ecco, non entro nel merito, poi ovviamente sono disponibile a dare bibliografia adeguata su tutti questi temi. Per cui già noi partiamo da una situazione di gravissima difficoltà e di gravissimi problemi dal punto di vista sanitario e del neurosviluppo legati all'utilizzo del cellulare, legati all'utilizzo del tablet e quant'altro. Qua si propone uno scenario che è fantascientifico, eppure imminente. Che cosa vuol dire realtà aumentata? Che cosa vuol dire realtà virtuale? Abbiamo qua un bambino con un visore per la realtà virtuale attaccato agli occhi, io mi chiedo quante mamme considerino desiderabile una situazione di questo tipo. Nel proseguo dell'articolo si parla di esami, verifiche fatti tramite ologrammi e si parla di robot a scuola. Anche questo sembra un po' un elemento fantascientifico, vedremo alla fine della mia presentazione che non è così, in realtà la sperimentazione è iniziata da tanto. E mentre si parla di concorsi insegnanti, mentre si parla di accrescere esponenzialmente il numero di insegnanti per andare a rimediare al precariato di lunga data, in realtà questi insegnanti cominciano a non essere più tanto utili, a dispetto del loro ruolo stimato e paventato, diciamo, dalle nostre, stimato e apertamente, diciamo, sostenuto dalle nostre, diciamo, istituzioni. In realtà le cose stanno diversamente. Andiamo avanti. Cerchiamo di ricostruire proprio per tappe rapidissime che cosa è successo alla scuola negli ultimi anni e che cosa sta succedendo adesso, proprio perché lo scenario che si apre è uno scenario in cui tutti quei problemi che io ho rapidamente accennato rischiano veramente di scoppiare e di sfuggire di mano. Nel caso questo, insomma, non sia già successo. Allora, nel 2015 la legge sulla buona scuola di Renzi sdogana il Bring Your Own Device, quindi porta a scuola il tuo dispositivo. Vale a dire che oltre a sostenere le classi connesse, la presenza molto, molto incisiva del digitale a scuola, oltre ad aprire la strada appunto alle connessioni wireless, sì. Sottolinea l'importanza, comunque, l'opportunità di portare con sé un proprio dispositivo, un proprio device, che può essere il telefono, che può essere il tablet. Ecco, ma già questo sembra, insomma, andare contro una norma di semplicissimo buonsenso, che era quella che animava la circolare Fioroni del 2007, perché il cellulare a scuola è fonte di distrazione, insomma, c'è poco da dire in proposito, e utilizzarlo è una mancanza di rispetto, però. Diciamo che il nostro ministero, i nostri governi, insomma, la nostra classe che decide in merito poi al futuro dei nostri figli, è riuscita a trasformare in un'opportunità quello che insomma tutti definirebbero come una forma di devianza all'interno della scuola. Nel 2017 la ministra Fedeli autorizza l'ingresso del cellulare a scuola. Io, da insegnante, ho potuto toccare con mano ciò che questo ha significato per i nostri ragazzi, non soltanto dal punto di vista della fruizione della cosiddetta lezione, un termine che ormai è passato di moda e dà anche un po' fastidio, ma proprio per quanto riguarda i processi di apprendimento, dal momento che il copia e incolla sembra essere l'unica risposta, e lo dico con sofferenza, che questi ragazzi sono in grado di dare a qualunque tipo di input. Ecco, io volevo arrivare al 2021. Molti istituti comprensivi lanciano, invitano i genitori a sottoscrivere il patto BOD. Allora, l'istituto comprensivo,
L'istituto, insomma, non è addentro alla nuova terminologia, alla nuova scuola. Gli istituti comprensivi includono la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e le scuole secondarie di primo grado, quindi ex medie. A partire dalla scuola primaria, i bambini sono invitati a portare con sé cellulare oppure tablet. Devo dire, con pochi genitori consapevoli ad opporsi rispetto a una simile proposta. Ecco, qui io ho voluto riportare una citazione tratta da un testo che consiglio a tutti di leggere, un testo uscito da poco di Patrizia Scanu e Giuditta Fagnani, Emergenza scuola e bisogni ignorati dei nostri figli nella crisi sanitaria. È un testo cruciale perché io credo sia evidente a tutti come i bambini rappresentino le grandi vittime di questo momento che stiamo attraversando, e mentre tutte le preoccupazioni sono concentrate sul virus, insomma, in circolazione, se vuole entrare nel merito anche di questa questione, i nostri ragazzi stanno patendo sofferenze inaudite. E qui c'è una cosa interessante che viene evidenziata. I cellulari innescano il più forte meccanismo di reazione d'ansia di qualunque altra separazione. Vale a dire che per un adolescente o preadolescente separarsi dal cellulare è causa di un disagio fortissimo, più che separarsi probabilmente dal proprio amico, dalla propria compagna, insomma, da un familiare, da un cibo, da qualunque elemento, diciamo, altro tipo di oggetto possa dare in qualche modo una dipendenza. E le autrici sottolineano: se noi sostituiamo milioni di anni evolutivi che hanno scelto e voluto, maturato, strutturato e determinato come debbano funzionare nella nostra specie alcuni circuiti dopaminergici, cioè stiamo parlando veramente di dipendenze vere e proprie, la dopamina è chiamata in causa subito come protagonista. E li sostituiamo completamente con l'uso della tecnologia, il rischio che corriamo è davvero alto. Peraltro, ecco, questa citazione viene riportata all'interno del testo di Scanu Fognani, ma è della professoressa Lucangeli, le cui diciamo, suggestioni al comitato scientifico e al ministero nel corso di questo anno 2020 sono state ripetutamente ignorate. Qui vengono elencati alcuni rischi del digitale. Ridotto sviluppo del cervello sociale, ossia noi andiamo ad agire direttamente sui processi di socializzazione, sulla capacità di sviluppare empatia, quindi effetti comportamentali, effetti cerebrali, effetti cognitivi, ritardo di vario genere. Manifestazioni patologiche di vario genere, dalla depressione all'ossessività, al distacco dalla realtà, i danni da esposizione ai campi elettromagnetici. Io non mi soffermo in questo caso sugli effetti sanitari perché ne parleranno altri ospiti e rimando in ogni caso al nostro dossier, la scuola elettromagnetica che abbiamo prodotto e diffuso il più possibile nella speranza di sensibilizzare rispetto a questo tema, visto che la presenza delle connessioni wireless, anzi l'onnipresenza delle connessioni wireless diventa causa di esclusione nei confronti di moltissimi studenti che presentano sintomi di elettrosensibilità marcati, quindi una scuola che si professa inclusiva in realtà si trova poi a non consentire l'accesso a particolari tipo a una tipologia di studenti che è purtroppo in costante aumento. Qui c'è una curiosità che viene evidenziata dalle due autrici. Diciamo, il digitale induce anche disturbi da tic ed evidenziano appunto l'assonanza con questo noto e controverso social TikTok. Per cui qui ho provato a sintetizzare quelli che sono effetti egualmente gravi e che andrebbero approfonditi singolarmente.
E che naturalmente derivano tanto dalla didattica a distanza, perché inizialmente si è parlato di DAD, ormai la nostra scuola parla per sigle, quindi ama le sigle. La DAD è diventata termine imperante nei primi mesi di confinamento e quant'altro. Dal nuovo anno scolastico si è iniziato a parlare di didattica digitale integrata, quindi integrata col quotidiano e con la scuola normale, tra virgolette, quindi ostacolo all'empatia, ostacolo alle competenze sociali, demotivazione, quindi si favorisce l'abbandono scolastico, il fallimento scolastico, isolamento sociale, ricadute sanitarie e quant'altro. Qui vado più veloce per mostrarvi una delle ricadute più gravi legate all'isolamento sociale. L'hikikomori, quindi teenagers che vivono in isolamento totale, in connessione soltanto con l'universo digitale, non è un fenomeno lontano da noi, non è un fenomeno da film o da cartone animato, come può forse indurre a pensare all'immagine. In realtà parliamo di milioni di ragazzi in Giappone che hanno già la loro fidanzata virtuale e migliaia in Italia. Forse l'aspetto su cui io vorrei focalizzare maggiormente l'attenzione, sempre sperando che questo mio intervento, un po' di sintesi, possa avere un'ampia diffusione. Qua si parla di atti di autolesionismo portati fino all'estrema conseguenza del suicidio. E non stiamo tenendo conto dei dati riguardanti l'anno ora trascorso, quindi che includono l'impatto devastante del confinamento, delle chiusure, riaperture e quant'altro, e ce ne ha parlato peraltro da poco il Bambin Gesù attraverso il responsabile, non ricordo di quale reparto, che proprio evidenziava come i posti letto nel reparto neuropsichiatrico. Psichiatrico, se non sbaglio, fossero occupati tutti da casi di suicidio e di tentato suicidio, scusate, o autolesionismo. Ecco, noi qui stiamo parlando di altri dati, stiamo parlando di un gigantesco aumento rilevato dalla New York University della depressione, dell'ansia, dell'autolesionismo e del suicidio, attenzione, tra i bambini e i preadolescenti, oltre che adolescenti, che sono stati sui social media sin dalla scuola elementare, cioè viene rilevata una connessione con l'utilizzo tra l'utilizzo precoce dei social media gli atti successivi di autolesionismo e addirittura suicidio. Io trovo inquietante avere anche rinvenuto con una certa facilità immagini di bambini in questa evidente posizione. Non certo felice, qua i dati riguardano in particolar modo le adolescenti e si mette in evidenza come i dati siano rimasti stabili fino al 2011-2013, ma siano invece negli ultimi anni aumentate significativamente le giovani adolescenti che purtroppo si sono trovate a compiere un determinato tipo di atti, ma soprattutto vorrei far notare questo 189% di ragazze pre-adolescenti. Questo è un libro che io amo citare, non è l'unico assolutamente, si trova in ottima compagnia, mi piace il titolo perché Demenza digitale, insomma, rende l'idea subito di quella che possano essere gli effetti di un utilizzo eccessivo, di un abuso del digitale ed è un testo che onestamente non credo che qualcuno, anche all'interno delle nostre istituzioni, possa non conoscere, sarebbe nel caso particolarmente grave. Ecco, dal momento che sembra un po' fantascientifico il discorso legato ai robot, legato agli ologrammi e quant'altro, cerchiamo invece di capire come stanno le cose. Allora, a Milano, siamo nel 2013, nasce la prima classe digitale, sono bimbetti ora di scuola primaria che utilizzano regolarmente ora, a parte la faccia divertita della bimba, che sicuramente starà vedendo una dei contenuti comunque interessanti e accattivanti che vengono proposti, bisogna tener conto dei danni, ripeto, ormai accreditati, appurati dalla comunità scientifica, che nascono proprio dall'utilizzo dello schermo e sono tanto maggiori quanto più l'utilizzo è precoce. Lo stesso tipo di danno riguarda
Anche l'utilizzo della televisione, quindi il parcheggiare i bambini davanti alla TV già a partire da 2 ore comporta dei danni sullo sviluppo, ovviamente in maniera leggermente differenziata. Lo stesso discorso vale per il tablet, che non va a stimolare alcune aree e alcune facoltà che invece dovrebbero essere ampiamente sostenute, soprattutto in questa fascia d'età. Ecco, qua non si legge. Quindi lo leggo io, più dispositivi wireless nello stesso luogo e nello stesso tempo creano una forma di elettrosmog che non vediamo, ma c'è. Questa è una cosa importante, tendiamo a non avere paura, a non temere elettrosmog perché non lo vediamo in alcun modo. L'inquinamento ambientale lascia dei segni che sono evidenti, anche soltanto respirare un'aria insomma poco gradevole o guardare il fumo che esce dai tubi di scappamento. Non è lo stesso nel caso dell'elettrosmog, ma questa è una foto realizzata attraverso un dispositivo specifico e ci fa vedere sostanzialmente il wifi in persona. Per cui nel momento in cui noi utilizziamo delle connessioni wifi, e al momento purtroppo è impossibile non utilizzarle, le subiamo, come subiamo il fumo passivo, ma anche peggio perché non abbiamo la possibilità di allontanarci. Per cui questa minaccia invisibile è in realtà visibile non soltanto negli effetti, ma volendo anche nelle sue manifestazioni fisiche. Questa è la Cina. A me questa immagine provoca sempre una grande sofferenza, soprattutto pensando al fatto che siamo avviati nella stessa direzione. Quindi mi sento anche come mamma e come insegnante particolarmente coinvolta. Sono i bambini sottoposti in Cina a controllo neurale, quindi il controllo dell'attenzione. Siamo già, è una situazione che è già abbastanza diffusa, parecchio diffusa in Cina, non soltanto all'interno dell'ambito scolastico. Ecco, in Corea del Sud già da un po' di anni si sperimenta l'insegnante robot. Questo è un esempio francese che proviene dalla Francia, il robot scontroso che aiuta a concentrarsi, quindi questi robot che vengono, diciamo, proposti con varie finalità. Questi sono per la scuola dell'infanzia, quindi la famosa APE. Già molto utilizzata in classi che si vantano appunto di essere sperimentali. E queste sono immagini che dovrebbero insomma evocare delle sensazioni o comunque delle paure più che altro o delle percezioni su quello che effettivamente sta accadendo e che riguarda in primis i nostri ragazzi, ecco, io vorrei concludere con questa immagine. È tratta direttamente da Rai News, quindi 13 giugno 2016. Nell'Università di Berkeley è stato creato il primo robot che può decidere se ferire l'uomo. Cioè, in sostanza, in maniera anche provocatoria, un ricercatore dell'Università di Berkeley ha creato questo robot che a suo piacimento decide se pungere l'uomo o non pungerlo con un ago, proprio per dimostrare i lati oscuri dell'intelligenza artificiale e i rischi a cui ci stiamo sottoponendo. Quindi la prima legge della robotica che viene violata, perché mai e in nessun modo i robot dovrebbero creare danno all'uomo e interferire, diciamo, con la sua salute e la sua sicurezza. Avrei anche voluto aggiungere, non ho fatto in tempo a farlo, dei riferimenti bibliografici per approfondire, ma è possibile per tutti voi rivolgervi al nostro osservatorio scuola Stop 5G, trovate l'apposita sezione sul sito ufficiale di Alleanza, www.alleanzaitalianastop5g.it. Abbiamo anche un gruppo Facebook, lavoriamo su questi temi di continuo, in contatto anche con altre associazioni e gruppi che sono molto preoccupati per quanto sta accadendo a scuola. Allora, io non ho controllato il tempo, perché non riuscivo in contemporanea a controllare tempo e diapositive, quindi direi che siamo arrivati, penso di aver utilizzato il tempo che mi
era stato dato a disposizione. Ecco, il messaggio che vorrei passare e ripetere con fermezza è che siamo veramente a un bivio. Qui non si tratta più di salvare la scuola pubblica rispetto alla scuola privata, un tema sicuramente cruciale. Non si tratta soltanto di risolvere il problema del precariato, tema altrettanto cruciale, o di ripensare la scuola sin dalle sue radici. Il problema qua è la direzione che stiamo seguendo, una scuola che sta diventando scuola transumana, nell'ottica di un transumanesimo che sta diventando imperante, che è oggetto di discussione parlamentare sempre più frequente e che piano piano ci viene imboccato e normalizzato attraverso eventi di comunicazione di massa affinché possiamo percepirlo come qualcosa che appartiene alla nostra realtà. Ecco, questo dal punto di vista delle nuove generazioni diventa assolutamente rischioso e assolutamente da evitare. Quindi cosa fare? Non stiamo invitando a rifiutare ogni forma di digitale e ogni forma di connessione, ma in primis si possono utilizzare connessioni sicure di cui tutti sembrano essersi dimenticati, quindi connessioni cablate che non provocano i problemi sanitari delle connessioni wireless, e poi bisogna diventare consapevoli e supervisionare con la massima attenzione a quello che sta accadendo nelle nostre scuole, perché rischiamo di vedere sparire entro tempi brevissimi la scuola così come l'abbiamo conosciuta, il quaderno, il libro, e testimonianza ne sono i banchi da tablet comprati l'anno scorso con grande spreco di risorse economiche, con la scusa della pandemia, rischiamo di veder vanificati tutti gli sforzi dei precari, ai quali anch'io appartengo da tempo insomma, lunghissimo, perché a breve gli insegnanti non serviranno più. O saranno più che altro dei consulenti, diciamo degli aiutanti, dei robot. Ecco, rispetto a questo, io credo sia necessaria una presa di posizione quanto mai netta e consapevole.